Ciao a tutti! Non riesco a capire se riesco, se ho posizionato bene l'illuminazione. Mi vengono sempre dei dubbi amletici. Mi sa che questa effettivamente non va bene di lampada. Boh. Vabbè, comunque. Oggi vi parlo di un po' di nuovi acquisti Essence. E alcuni sono dei nuovi arrivati, proprio dei prodotti introdotti da poco. E tra cui questo mascara, questo fondotinta, e vi dico un pochino le mie opinioni. Allora, cominciamo subito. Che cosa ho comprato? Allora, innanzitutto la coin dove vado io, che praticamente sta lontanissimo da casa mia, è l'unica che tratta tipo prodotti MySkin, le salviettine, quelle cose particolari. Non l'ho mai trovata da nessun'altra parte, solo dalla Coin, o Coin, che dir si voglia. E quindi ho fatto incetta delle salviettine struccanti della Essence, mi piacciono tantissimo. Per la prima volta ho preso queste normali e dry skin. Mi piacciono tanto perché sono pigra, quindi la sera, quando torno tardi, che non mi vado a struccarmi, una passata di salviette struccanti e via. E sono buone. Mi piace la confezione perché è piccola, non occupa spazio, sono comode appunto, e poi non mi fanno bruciare gli occhi, buone, e quindi promosse. Poi c'era la collezione nuova, la Marble Mania, e ho preso due prodotti. C'era questa collezione un po' particolare, aveva tipo molte tonalità sul rosa, pescate, e aveva dei bei gloss, però sinceramente non ho preso nessun gloss perché non mi servivano. Poi aveva questo blush, che ovviamente ho preso. Vi pare che mi lascio scappare un blush? Non succederebbe mai. E poi ve l'ho detto, comunque i blush delle collezioni, quelle edizioni limitate della Essence, sono molto belli, molto più di quelli che sono nella collezione permanente, quindi non me ne faccio mai scappare uno. Quindi ho preso questi qua, e poi dei bellissimi ombretti, e hanno tutti la caratteristica appunto di essere marble, ovvero un po' marmorei, vedete, marmorizzati, come si dice, multicolor. Quindi questo blush si presenta così, tipo quelli cotti, no? Non so se in realtà si può usare. Sì, è cotto, infatti, dice per un appearance, una, come si dice, un'apparenza, un look fresh, fresco. E si presenta così, non so cosa si vedrà, con tutte queste molti sfumature. È un rosa scuro con qualche sfumatura corallo, rosa più chiaro. Mi piace moltissimissimo, è bello. Non è tanto tanto pigmentato, però praticamente dà un effetto molto fresco, un po' rosato alle guance, è bello, che mi piace tanto. Non è super pigmentato, cioè non è di quei blush che prendo io che proprio ne basta pochissimo e fanno un super una guancia super colorata. Questo comunque bisogna caricare un po', magari pure con cabugli. Però l'effetto è bello, appunto, è un po' glow, un po' luminoso, carino. Questo pesa un botto, mi sa, 7 grammi di prodotto, e veniva tipo sui 3,50 euro. Non vorrei sbagliarmi, 2,99 o 3,50, insomma. Poi questo ombretto qui, che il blush era solo un colore, invece l'ombretto è il 02 Let's Get Twisted. E anche questo è un ombretto cotto, cioè si può usare pure bagnato, senza che si rovini. E questo è l'effetto marmoreo che ha. Ah, è bellissimo. Praticamente è tipo un dorato, però ha un po' di riflessi oliva e anche dei riflessi grigi, cioè non saprei definirlo, però è veramente bellissimo. Vedete il colore? Questo è il colore. Facciamo uno swatch un po' di quelli carichi. Questo è l'effetto che fa. Ne basta veramente poco, è super pigmentato. Io di solito faccio così, lo applico asciutto e poi sopra lo applico bagnato per intensificarlo ancora di più. È veramente bellissimo, è stato un ottimo acquisto, lo sto usando molto. Anche se ultimamente ero un po' scettica all'acquisto di ombretti di Essence. Cioè, in realtà io ne ho pochissimi. Questo qua ve lo consiglio, è molto buono. Poi ce n'era anche uno rosa, però a me ombretti rosa non mi piacciono moltissimo. E non ricordo se era un altro marrone o comunque un altro colore, c'erano tre tonalità. Poi appunto c'erano quei gloss super strani. Poi c'era pure un kit per unghie, che era una cosa strana, praticamente. Tipo, consisteva nel fare lo smalto marmorizzato, però era una cosa complicata perché serviva tipo un bicchiere con l'acqua, poi si metteva una goccia sull'acqua,
con una spadolina si gira, insomma, era una cosa complicata. Ero lì, lo stavo comprando, poi ho pensato, Giorgia, ma che fai? Ma che lo compri a fare? Che non lo userai mai? Un'altra cosa inutile. Allora l'ho lasciato là. Diciamo, il mio buon senso ha vinto alla fine, non l'ho comprato. Quindi così. Poi invece della nuova collezione, che altro ho preso? Ah sì, vabbè, poi ho ripreso il top coat che mi era finito, stavo per piangere perché in assoluto è il miglior top coat della mia vita, mai provato. Se non l'avete mai provato, compratelo assolutamente. È questo qua, il Better Than Gel Nails, l'avevo finito, l'ho dovuto ricomprare. È l'unico che mi fa durare lo smalto anche una settimana, smalto normale, pure smalto pulciaro che costa 1 euro, lo fa durare all'infinito. Ed è quello con cui ho fatto questa French manicure proprio al volo, perché infatti è un po' tutta. Però l'ho fatta ieri proprio al volo. Ed è usando questo che è il top coat. E come bianco, sempre uno di Essence, che era in una vecchia collezione Black Mania, mi pare. No. Black and White, era il bianco del Black and White, e poi questo qui che è il Base Sealer. Ah, ve lo faccio vedere visto che non ve l'ho mai fatto vedere. Il Base Sealer, sempre della linea Better Than Gel Nails, però è il colore quello soft rosé. Vedete? E questo è l'effetto che fa su la combo di questi prodotti. Fa un po' effetto gel, a me piace. E quindi poi ho ricomprato questo, sempre questo tipo 3 euro, una cosa del genere. E poi ho comprato due nuovi prodotti. Uno è questo mascara, Get Big Lashes. Ce ne sono tre nuovi, mi sembra. Questo, un altro waterproof, che è blu, e un altro che assolutamente non mi ricordo che fa, però questo qui è quello che dovrebbe donare volume e curvatura, soprattutto curvatura alle ciglia. Allora, come si presenta lo scovolino? Si presenta così. Lo scovolino mi piace perché somiglia tanto a quello dell'I Love Extreme, che è il mascara che mi piace tantissimo della Essence, vedete? È un po' curvato così e ha questi dentini fitti fitti, però non siliconici. Ha questa forma tonda proprio perché voi dovete passarlo in teoria così, fare questo movimento dovrebbe super curvare le ciglia, quindi favorire la curvatura delle ciglia. È un bel nero, ha un bello scovolino, però preferisco la Love Extreme, quindi il verdetto è buono, mi piace perché separa moltissimo le ciglia e assolutamente la cosa più bella è che non fa grumi, non fa un grumo, quindi se non mi piacciono se vi piacciono le mascara che separano bene senza fare grumi, questo vi piacerà. Curva le ciglia, però la Love Extreme è un po' meglio perché rispetto a questo dà quel po' di volume in più e mi sembra anche che duri leggermente di più. Questo comunque con la giornata non dura tanto, tende un po' a disappear durante il giorno, a sparire durante il giorno. Quindi il mio verdetto finale è non lo ricomprerei. Poi, l'altro prodotto che ho provato è l'Essence Makeup to Match. In realtà questo, il colore che ho io è il 10, è uno dei nuovi fondotinta, che è simile BB Cream, nel senso che comunque sono quei fondotinta un po' leggeri, adatti a tutti i tipi di pelle, no? L'ho provato, ovviamente io non sono una fan dei fondotinta dell'Essence, però ho detto vabbè, proviamo, diamogli una chance, magari che ci sorprende. Anche perché provando il colore mi piaceva, era il colore mio della pelle, e vedete, tipo questo qua è il colore più chiaro, comunque si fonde bene col mio colorito. Vedete? E mi piace anche la consistenza è molto leggera, tipo crema colorata. C'è un però che non mi ero accorta dell'odore quando avevo fatto lo swatch lì allo stand. L'odore non mi piace per niente, è proprio sintetico, puzza. Quindi puzza di finto, di plastica, bocciato anche soltanto per l'odore. In realtà l'ho provato 2 volte soltanto e l'ho bocciato per l'odore perché proprio non lo sopporto. Si stende facilmente, non copre una cippa, cioè copre pochissimo, è tipo crema colorata, ma anche meno di una crema colorata. Quindi è un po' un fondotinta, diciamo, da teenager, per chi cerca proprio una coprenza leggera. Ha un po' un finish matte, a differenza di quello che sembra, comunque quello che si dice, un finish radioso, eccetera. Trovo sia molto matte.
cioè non molto matte, abbastanza matte. Quindi se avete la pelle secca non è adattissimo. Quindi in generale anche questo non lo ricomprerei. Costa tipo 4,50 euro. Però magari lo riproverò, cercherò di trovare un uso alternativo. E questo è tutto e spero che il video vi sia servito. Ah, fatemi sapere cosa avete provato della nuova linea. E soprattutto fatemi sapere se siete riusciti a trovare i blush o quelli in mousse, perché ogni volta che sono andata dagli stand erano finiti. Quindi magari se qualcuno di voi mi dice che non vale la pena acquistarlo, non l'acquisto. Fatemi sapere come vi siete trovate. Un bacio e alla prossima!